ti compra proprio dopo l'Europeo, forse grazie anche a quello che avevi fatto con la maglia dell'Under 21, oltre che con quella della Genoa, e arrivare insomma in quella squadra ancora molto giovane, in Serie A con la maglia dell'Inter, non era semplice, immagino. Sì, venivo comunque già da due campionati di Lega Pro, venivo già da due campionati di Serie A, di uno di Serie B, quindi penso di essere arrivato all'Inter nel momento anche importante, non dico che ero già maturissimo, però avevo fatto già diverse partite, era anche quell'anno lì che avevo appunto, come hai detto te, vinto l'Europeo Under 21, ho fatto l'Olimpiade, c'erano diverse squadre che mi volevano, tra cui la Juventus, però io poi, insomma, parlando con Spinelli, abbiamo scelto l'Inter e sono veramente contento, anche perché mio babbo grande tifoso dell'Inter, quindi quando ho firmato per l'Inter eravamo tutti felici e contenti, quindi rifarei la stessa cosa oggi. 96-97, il tuo primo anno è un anno molto sfortunato, perché l'Inter per un soffio perde due obiettivi stagionali, cioè il secondo posto, che va al Parma, quindi il Parma va in Champions League, l'Inter arriva a terza, e poi la doppia finale di San Siro con lo Schalke 0-4, in cui clamorosamente ai rigori dovete cedere ai tedeschi. Delusione, però la squadra si vedeva che stava già crescendo, stava già arrivando a competere per il titolo. Sì, ci è mancato quel piccolo passaggio per essere veramente protagonisti, però come hai detto te si vedeva che era già una base forte, secondo me fatta da grandi campioni, ma comunque anche da grandi uomini, grande sintonia fra di noi, quindi non abbiamo vinto nulla per poco, perché poi vincere o perdere rigori è veramente delle volte una casualità. Non ce l'abbiamo fatta, però eravamo sulla strada giusta. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare, per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando. Vai su sky.it o chiama l'199 100 200. Prova Interchannel e poi scegli.